Una domanda, ma davvero c'è una grotta qua a Vesimo nascosta? È sempre esistita la grotta del Pellegrino, dove tutti noi bambini andavamo a nascondersi dentro, e però si nascondevano anche in tempo di guerra, quando scappavano quelli che disertavano, quelli che andavano a nascondersi dentro. Quindi adesso bisognerebbe andare a vedere se si trova ancora piena di rami, cioè, ci saranno ancora dei fucili, qualcosa, eh? Fucili, qualcosa, che non c'è più niente. Non c'è più niente. E l'indicazione di massima, cioè uno arriva qua quello che abbiamo spiegato a lei, che bisognerebbe andare su a piedi, sì, passando sotto la cosa della chiesa, la strada, e arrivi a un certo punto che vedrai che c'è la deviazione, deviazione che devi, che poi vedi Zerba, sì, però è la grotta è lì più o meno, in quella... vicino alla deviazione. Eh sì. C'era un po' di piano, portavamo lì le cose. E poi se uno prosegue per quel sentiero arrivi a Zerba, a questo Zerba, punto. Certo. Nella parte alta del castello, presumo. Sì, arriva giù in dove c'era la cascina lì dentro. Come si chiama il tempo? La cascina dell'erba. Quella, quando passi la chiesa che va in Prodongo, sì, no? Non sì, c'è no, questa una cascina. Ah, sì, sì, sì. Di Camerale. Sì, 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 sì. Dovrebbe arrivare Prantino, in quella direzione. Prantino. Prantino. Perfetto, dovrebbe arrivare in quella direzione, sì, di più su o più giù, però sono così anche che anche carino. È bello, no? Ricordarsi e provare, sì, a farlo. Io mi sono andata dentro, poi sono riuscita a considerare lì dietro, mi sentivo soffocare, però una volta che eri dentro, era grande, ci stavano due o tre persone. Sì, sì, sì. Quindi sai, anch'io poi al ritorno e mi si stringevo un po'. Vedi che comunque a parlare con le persone si conoscono un po' di più, non so perché non c'è più Gianni, ma Gianni che in quella grotta dice dovrei andare a nascondersi, il tempo che quando scappavano, come il Valentino che l'hanno ucciso, che l'hanno sotterrato sotto la casa della Bella nell'orto senza cassa, senza niente, che lui era una spia dei tedeschi. Sentiamo un parente della Graziella, questa è vera, questa storia, certo. Non è una cosa... Ma perché domani è anche il 25 aprile, quindi c'è la ricorrenza della disgrazia che è successa a Vesimo, del bombardamento. Sì, lunedì, il 25 aprile, della liberazione. C'è il ricordo anche di questo Pippo degli alleati che invece di bombardare i tedeschi ha bombardato gli amici. Il 44 e il 20 agosto, si è ammazzato, cioè sono usciti 38 morti e 32 morti, compresa mia sorella che aveva 7 anni, la Ada, è rimasta sotto i morti. È rimasta viva. E non si passa niente, certo. È andata su perché la mamma gli aveva detto non mi lasci andare neanche a vedere che stanno ballando. Sì, dice vai su però mettiti vicino a una signora che è del paese, non ci viene a prendere. Nel frattempo ho sentito questo boato, mia mamma è caduta perché stava bevendo un bicchierino di vino bianco e è caduta per terra. Quando ho detto mi sono risvegliata, mi è venuto in mente, hanno bombardato, ultimamente mia sorella è andata fuori di corsa, trovava già delle persone con i morti in braccio che portavano giù, e l'ha chiamata e mia sorella gli ha risposto, però lei non si era fatta assolutamente niente, si era fatta un ditino. Sì, 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 ed è rimasto proprio sotto, aveva tutti i morti addosso. E lì non avete fatto nessuna cappella, perché questo è un miracolo. C'è la croce. Ah, c'è la croce. C'è il monumento. Sì, sì, no, il monumento c'è, ma che abbiamo anche un video. Per la salvezza della sorella. No. Solo ringrazio anche di questa precisazione. C'è due video in Subesimo, vuoi che te li mando? Sì, grazie. Sì, sì, sì. Il tuo numero mi sembra che ce l'ho. Sì, ce l'ho. Noi prendiamo tutto.
Allora noi proseguiamo nel sentiero e poi allora facciamo anche l'altro. Se non piove. Sì, perché sarà su 700 metri. Poi vedrai la deviazione, lo vedi. Ma poi lì c'è una specie di ripiano, cera, che adesso sarà pieno di rame. Però vedi, anche quello è un bel sentiero. Sì, poi se viene l'ennesimo zerba è sconosciuto, poi no. Infatti, quello lì l'avevi fatto quello che c'è una signora qua. Sì, però poi basta niente che. Per quello li vogliamo fare un po' tutti, poi lui è bravissimo. Perché due o tre anni fa mi ricordo che Debona giù in fondo l'hanno fatto tutta a piedi fino a zero. Ah, ecco. E allora si vede che era abbastanza in ordine. Benissimo, ti ringraziamo. Grazie, alla noi andiamo allora. Ciao. Ciao, grazie mille, ciao.